3 anni dal sisma, la città dell'Aquila è ancora una città fantasma. L'Aquila aveva due grandi ricchezze. Una era il centro storico in quanto tale, l'altra era l'università. Si vive in uno stato di depressione, si vive in uno stato di isolamento. Il terremoto del 6 aprile 2009 ha distrutto L'Aquila e le vite dei suoi abitanti. Il sisma ha abbattuto case e palazzi, così come ha devastato le relazioni umane e sociali degli aquilani. In questi 3 anni le macerie materiali della città sono state portate via. Restano le ferite profonde negli animi e nelle menti degli uomini che hanno vissuto questo dramma. Esseri umani che hanno perso la casa, i propri cari, quella che era la loro vita prima della tragedia. Ferite le cui cicatrici si manifestano nella difficile quotidianità della ricostruzione. C'è stata l'evidenza scientifica che ha descritto un aumento del disagio psichico, una sindrome da trauma post-stress, che ha coinciso chiaramente con un aumento dell'uso anche di psicofarmaci, in particolare ansiolitici, ipnoinduttori, cioè medicine che si prendono per prendere sonno, ansiolitici. Da un punto di vista medico abbiamo registrato anche un aumento di incidenza del diabete e delle dislipidemie. Le nostre vite sono fatte da alcuni riferimenti anche fisici. La casa, ad esempio il centro storico, le nostre abitudini e rapporti sociali che si instaurano. Fa parte del tuo mondo, la tua organizzazione vita, i tuoi riferimenti di ogni giorno, il percorso che fai per andare al lavoro, il negozio al quale ti rechi, il pub, il bar dove vai se sei un ragazzo, il centro per anziani dove ti ritrovi la sera se sei una persona anziana. Tutto questo non c'è più. E quindi abbiamo perso la nostra identità. Ma per quanto riguarda tutto il resto della città, in questo momento è tutta sparpagliata, diffusa, disgregata sul territorio in attesa che ciascuno di noi possa tornare nella propria tana, che è la propria casa. È chiaro che questo è un disagio continuo, questa città si è allungata. In questo momento noi stiamo vivendo come in un dopoguerra. Abbiamo avuto un commissariamento che ci ha bloccato per 2 anni e questo ha inciso pesantemente perché la situazione che già stiamo vivendo, ma che però si connotava all'indomani del terremoto da un grande orgoglio, da una grande voglia di rivalsa, di rivincita e quindi una grande aspettativa, adesso si è aggiunta questa cappa della mancata ripartenza, della mancata ricostruzione, del mancato intervento per il rilancio economico e produttivo che ulteriormente, levandoti aspettative e speranza, ti fa star male. Quindi di qui rabbia e frustrazione. Frustrazione e rabbia per un senso di abbandono che violenta la psiche delle donne e degli uomini aquilani, che dopo i tempi dell'emergenza, dell'invasione dell'esercito e della protezione civile, della vita nelle tendopoli e negli alberghi della costa, si ritrovano soli senza la loro città, a sopravvivere in dormitori prefabbricati anche a decine di chilometri dalla loro vecchia casa, senza servizi e senza una prospettiva di futuro. Un aspetto traumatico era legato alla ristrutturazione, a ricominciare. Cioè, io mi ricordo che dopo un anno c'era un problema molto forte emotivo che però rappresentava i fatti come erano. Era legato al fatto per cui tutti gli interventi fatti, almeno la stragrande maggioranza di interventi, non erano finalizzati al ricreare L'Aquila in quanto città, ma erano finalizzati a sostenere i danni che c'erano stati. Le opere che erano state fatte erano tutte finalizzate a mantenere L'Aquila com'era. Quindi anche da un punto di vista psicologico la difficoltà a ripartire e quindi a mettersi nell'ottica di ricostruire qualcosa era resa più difficoltosa proprio dal fatto anche strutturale, per cui non si può fare, nel senso che la città stessa era strutturata in termini tali per cui basta che non crolla di più. Lì il problema era che queste persone andavano all'Aquila, io come noi stessi siamo andati, e c'erano tutti quell'enormità poi fra l'altro di interventi fatti per mantenere le strutture come erano, ma nessuno sapeva se lì sarebbero tornati o no. Questa era la loro principale angoscia e sottolineerei che non è una banalità, perché una cosa è che ti dicono guarda tu per un periodo vai a vivere
in queste città fatte con questi prefabbricati. E tu ci puoi andare pure un po', ma se questa cosa poi si prolunga e non vedi più neanche la possibilità che questo tempo finisca, beh, ti mette a dura prova, perché dove vanno quegli individui? Cioè, devono pensare ad andare in un altro posto, proprio in un'altra città, allora ok, oppure potranno tornare all'Aquila. Non, mancava questo, ecco, io questo lo ricordo con chiarezza. Un senso di isolamento conseguenza della disgregazione della città originaria nelle New Town e in altri comuni lontani dall'Aquila. Una città che non esiste più, dove l'esercito protegge ancora le tante zone rosse inavvicinabili, simbolo del vuoto che vivono gli aquilani, così distanti dalle proprie radici storiche e sociali. Un vuoto che alcuni tentano di colmare ricostruendo luoghi di cultura e aggregazione, arrivando, se necessario, a occupare spazi agibili e tuttavia abbandonati dalle istituzioni cittadine. Ci sono oggi persone che magari vivevano nel centro storico o in zone limitrofe al centro storico, che sono state costrette a quasi ad emigrare, comunque in zone anche a diversi chilometri da quella che era la casa propria. Oggi ci sono ancora, 3 anni dal terremoto, 15.000 persone che vivono in questo modo, sommate ad altre 10.000 come il sottoscritto, per esempio, che sono in autonoma sistemazione e ognuno si è dovuto trovare una casa, un appartamento, una sistemazione in una parte del comune dell'Aquila o anche altrove, perché molti, conosco parecchi amici, anche parenti, che attualmente risiedono anche in comuni diversi da quello dell'Aquila. C'è stata una vera e propria disgregazione di quello che era il tessuto sociale della nostra città. E a 3 anni dal sisma la città dell'Aquila è ancora una città fantasma. Basta fare un giro nel centro storico e vedere ancora le camionette dell'esercito che pattugliano le zone del centro per il timore dei vandali o sciacalli o quant'altro. E quindi intanto non esiste più una città, e la gente che l'abitava e che la viveva chiaramente si è trovata costretta in situazioni di questo tipo, e tutta questa situazione chiaramente ha rotto, ha infranto, ha distrutto un tessuto sociale che all'Aquila era veramente una delle sue ricchezze, perché l'Aquila aveva 2 grandi ricchezze, una era il centro storico in quanto tale, l'altra era l'università. E chiaramente molta gente vive questa situazione in uno stato di totale isolamento, perché se pensiamo che alcuni di questi siti stanno anche a 5, 10, 15 chilometri dall'Aquila, e immaginiamo i bambini più piccoli o gli anziani che non sono automuniti e che sono costretti a vivere il loro tempo in quelle città dormitorio che sono questi progetti case, e quindi chiaramente passano le proprie giornate a non fare nulla. Chiaramente si vive in uno stato di depressione, si vive in uno stato di isolamento, in uno stato che noi definiamo una non vita. Siamo riusciti semplicemente a riaprire un ufficio in un container, dove siamo tutt'oggi, in una piazza cosiddetta Piazza d'Arti, perché è un luogo che ha dato la possibilità a tante associazioni, soprattutto culturali, della nostra città, di riaprire un teatro, di riaprire un museo d'arte contemporanea, di aprire un circolo Arci e altre cose ancora. Ma per quanto riguarda l'ufficio è un conto, per quanto riguarda invece la possibilità per consentire alla nostra orchestra le sue attività, non siamo riusciti a fare nulla, perché le amministrazioni locali, la protezione civile nel periodo di prima emergenza, ma poi anche le amministrazioni a tutt'oggi, non hanno non voglio neanche dire la capacità, ma sicuramente la possibilità, perché l'Aquila è quella che è. E quindi non si è riaperto un teatro, non si è riaperto un auditorium, non si è riaperto nulla. Nel gennaio del 2011 questo asilo è stato occupato e da allora è diventato un punto di riferimento per tanti giovani che vi hanno trovato una sala dove provare con i gruppi musicali, una sala cinema, un punto internet, una cucina con la quale organizzare anche delle cene sociali, perché anche quello è importante. E si fanno tante cose, oltre a dibattiti, oltre a presentazioni di libri, reading di poesie, le cose più diverse. Con questa occupazione si è comunque assolto ad un bisogno reale che c'era in questa città, che non è sicuramente il sanare una situazione, ma sicuramente aiutare, è stato sicuramente di aiuto per tante persone che in questo modo sono riuscite a fare cose che volevano fare. L'Aquila ha ancora bisogno di aiuto per rinascere,
per tornare a essere la città dell'università e delle arti, per uscire dalle recinzioni in cui è tuttora costretta. Reti e confini non solo metaforici che limitano le vite di studenti e giovani precari, anche di quelli che hanno deciso di non abbandonare la città in cui sono cresciuti, che hanno ancora la forza e la voglia di riportare l'Aquila a una nuova vita. Passando questi 3 anni, si iniziano a vedere ancora di più quelle che sono le ferite più profonde, i cambiamenti che hai la sensazione che non recuperi. E sono appunto il modo con cui si vive sta città. Io ricordo l'Aquila quando ero ancora soltanto un universitario e era possibile vivere il centro storico, che era una città molto vivace, con tante piazze sempre piene di gente, le chitarre, le nottate con gli amici. Adesso invece, diciamo, è come se avessimo un percorso guidato. Tu stai incasellato proprio, mi viene data questa parola. Quello che mi manca a me è proprio l'idea di poter farmi una birra con un amico e poi sedermi a una panchina con una piazza e suonare la chitarra e vedere appunto quelle stesse situazioni che vivevamo prima. Invece adesso la birra te la bevi, il consumismo è rimasto, ma non è rimasto il piacere di andare a consumare la birra, cioè farsela con un amico su una panchina, che è la cosa più normale del mondo, quella parte là sembra essere in qualche modo ignorata. E difatti a volte ho la sensazione di essere un pollo da batteria quando vado per via della Croce Rossa. Molti studenti non sono più tornati, si è persa, diciamo, una percentuale altissima di popolazione che campava questa città, popolazione intendo di i fuorisede come me. Le difficoltà che si hanno ora, anche semplicemente per orientarti nel capire quale aula devi andare a fare lezione, sembrano stupidaggini, però in realtà esistono. Ritrovarsi a vedere che gli studenti di lettere stanno sperduti in un nucleo industriale sotto a Bazzano e che solo adesso, di recente, hanno avuto la possibilità di avere delle migliorie a livello di strumentazioni, di laboratori e quant'altro. Comunque sono cose che uno non può non parlarne, non può la televisione ignorarle certe cose, perché noi stiamo parlando, sono passati 3 anni e passe. Non è passato, tu dici, un giorno, è troppo presto, che cazzo volete, aquilani? No, qua sono passati 3 anni. Lavoro, torni a casa, Facebook. Non ce l'hai la sensazione di avere un'alternativa. Se ti vai a cercare l'alternativa, è anche grazie a tante realtà che in qualche modo vengono addirittura tentate di opprimere, i ragazzi dell'asilo occupato e del 332, persone che quantomeno si impegnano per dare uno sprint a questa sorta di stasi che si sta a creare. Le differenze dal 6 aprile 2009 a oggi non sono così eclatanti come uno vuole far credere. Cioè, per molti versi la situazione non è così cambiata, anzi è cambiata in peggio per tante cose. Bisogna continuare a insistere, bisogna continuare a parlare di quello che si deve ancora fare e che forse doveva essere già fatto. Questa è una città che non si sa che vuole fare, non si sa, forse se sta a rende, se sta a... Per alcune persone noto questo, che si sta abituando a pensare che questa è la realtà a cui dovrà continuare a vivere. Forse bisognerebbe scuotere un po' la situazione. Quello che invece si narra meno per tutti è proprio il modo con cui è stata stuprata la nostra vita. E finché non si fa nulla per ricostruire una rete relazionale dentro questa città, le psicopatologie contano poco. I psicofarmaci che alcuni signori si sono permessi di dare facilmente non servono, perché non è un problema di un individuo. Quel problema dell'individuo, quello individuo che lo manifesta, è il risultato di un problema relazionale di tutta la città. È la manifestazione di quello che è un problema in qualche modo creato su tutti. Poi quello più forte lo dà meno a vedere e quello più debole va dallo psichiatra per cercare un aiuto, ma che in fondo il vero aiuto sarebbe ricreare una piazza, sarebbe ricreare un modo naturale di vivere la città e non così artificioso costrutto. Dice, ma è avvenuto un terremoto, ma che te pensi? Ma che te pensi, sono passati 3 anni? Ma che stiamo a dire? Cioè, volevamo continuare a fare sta cantilena per quando? Per 50 anni? Allora, siccome giustifichiamo tutto, continuiamo a vivere così, perché tanto è avvenuto un terremoto. Sì, è avvenuto un terremoto, si fa così quando è avvenuto un terremoto, si tirano le maniche sopra e si fa quello che bisogna fare. Non si fa quello che è comodo fare.